Avete presente la sensazione di schifo quando vedete qualcuno mangiare del cibo caduto per terra? Bene, in questo video andremo a vedere delle foto simili che vi faranno urlare no! Quindi, sigla! Salve carissimi, io sono Nick Radogna e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete ben potuto capire dalla intro e dal titolo del video, oggi andremo a vedere delle foto strane, pazze e soprattutto schifose che vi faranno urlare no! Ed altre esclamazioni dialettali e volgari che io non vi dirò. Prima di iniziare voglio mostrarvi un videogioco che secondo me potrebbe interessare a molti di voi e sto parlando di World of Tanks. World of Tanks è un videogioco multiplayer gratuito basato su battaglie tra carri armati del periodo compreso tra gli anni 10 e gli anni 70. Ogni giocatore comanda attraverso le periferiche della piattaforma il proprio veicolo e dovrà cercare di distruggere i carri nemici e o conquistare la base avversaria. Con il nuovo aggiornamento ci sono nuovi carri armati, musiche, mappe e tanto altro. Inizia a giocare a World of Tanks ora, registrati nel gioco attraverso il link qui sotto, attiva il codice d'invito Tanktastic e ottieni un enorme pacchetto iniziale di Premium Tank T127 sovietico livello 3, 7 giorni premium e 500 euro. Bene, adesso senza perdere altro tempo possiamo iniziare finalmente con il video di oggi. Buona visione. Partiamo con la prima immagine abbastanza terrificante e schifosa di questo ragno immerso nel caffè. E immaginate la scena di un ragazzo che sta bevendo da lì. Buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è. Beviamo un po' di caffè. Ma ho mangiato un ragno, che schifo! Ehi, aspetta, però mi sa che adesso divento Spider-Man! Non penso, Nick, mi sa che muori! Ah, ok! Qui abbiamo un'immagine che riconduce all'intro del video, perché qui abbiamo un uomo che sta in un bagno pubblico, probabilmente, sicuramente, seduto sul water, e ha appoggiato patatine, acqua e soprattutto panino per terra. Ma dico io, questo gli è normale? Posso capire l'acqua, posso capire le patatine che stanno nel contenitore, ma non il panino. A parte che su quel pavimento la gente ci fa anche pipì, come in tutti i bagni pubblici. Quindi il ragazzo che sta al bagno o c'ha gli anticorpi potentissimi e quindi non si ammala, oppure continuerà a stare sul water perché sarà diarrea. E mi sa che questa opzione è la più probabile. Ritornando a parlare di ragni, qui ne abbiamo uno che ha formato la sua ragnatela su un allarme antincendio. Immaginate se un aracnofobico dovesse attivare l'allarme in caso di pericolo. Oh mio Dio, un incendio! Corri Nick, vai a suonare l'allarme! Tranquillo Jack, corro! Cosa aspetti, Nick? Attivalo! Oh, ma tutto a me succedono, l'incendio, un ragno, e ci è! Ehi, me ne vado, ciao! Se avete paura di fantasmi, mostri e di creature simili, non vi consiglio di passare da questo ospedale abbandonato, perché come possiamo vedere, c'è una luce accesa. Le risposte sono molteplici, o sono andati i vandali a perdere tempo, o i carabinieri per fare qualche controllo, oppure i fantasmi si stanno guardando un film, probabilmente Ghostbusters, o se sono romantici Ghost. In codesta immagine abbiamo un hotel abbandonato e per giunta si chiama Clown Motel, quindi se uno è cacasotto per i luoghi abbandonati e per i clown è la fine. Bello l'ultimo post del mio profilo Instagram. Pronto? Amo, dove porti in vacanza? Fammi pensare, ti piacciono i luoghi abbandonati? No! Ti piacciono i clown? No! A posto, ci penso io, ti faccio fare una vacanza da paura. Tranquilli, l'immagine successiva non è né schifosa né paurosa, ma strana. Perché qui abbiamo tre cessi, che non sono ragazzi brutti, ovvero tre water, insieme. E quindi immaginate tre persone tutte insieme che fanno la cacca. È abbastanza imbarazzante, no? Quindi questo o è un bagno pubblico per persone veramente intime, oppure è un centro commerciale dove i cessi stanno tutti insieme. Quindi commentate con hashtag water e io vi metterò il cuoricino al commento. Quando nella intro del video ho detto che non avrei fatto esclamazioni dialettali in questo video, beh, mi sbagliavo, perché guardando questa immagine ho detto ma dai, c'è schifo, perché questo ragazzo ha messo la Coca-Cola nei cereali e li ha mangiati. Punto 1, sto per vomitare. Punto 2, ma la Coca-Cola è trasparente, non è che ha messo quella taroccata dei discount. Però ora che ci penso, i cereali con la Coca-Cola diventano frizzanti, secondo me sono buoni. 60.000 like e lo faccio, vi porto un video dove mangi cereali con la Coca-Cola. Spero di non pentirmi con questa affermazione. Mamma mia, già immagino il vomito.
Mi sa che questo video alla fine lo chiamerò ragno, perché qui abbiamo un ragno nascosto dietro lo spazzolino. E immaginate un ragazzo che prima di uscire deve lavarsi i denti. Ok, jeans messi, scarpe, maglietta, tutto pronto, devo solo andare al bagno. Scendi Nick, sono giù ad aspettarti. Ok bro, dammi solo il tempo di lavarmi i denti e scendo. Ok, dentifricio, spazzolino. Che cos'è quella cosa che sta là dietro? Ehi bro, scendo subito, non me li lavo più i denti. Ciao figlio di Fedez, per caso vuoi fare i servizi a casa ma la donna delle pulizie ha già fatto tutto? Comprati questo gioco e farai i servizi di casa per finta. Secondo voi ha senso? Sono rimasto mezz'ora zitto, fisso a guardare lo schermo, perché qui abbiamo un cartello stradale con scritto attraversamento di bambini morti lenti. E che significa? Ah, forse perché alla fine della giornata scolastica siete stanchissimi e quindi sembrate degli zombie. Ora ho capito, grazie. Ragazzi, guardiamo questa fotografia. Il braccio di quell'uomo è lunghissimo. Guardate a quale distanza sta e riesce ad appoggiare la mano sulla spalla della ragazza. E chi sei, Mr. Fantastic? Molti diranno che questo è Photoshop, ma in realtà è un'illusione ottica, perché quella mano è della ragazza che sta accanto. Mistero risolto. Di coincidenze nella vita ne troviamo tantissime. Ma come fai a trovare tre ragazze vestite tutte e tre uguali, con tutte e tre gli stessi capelli? E secondo me l'uomo che sta di fronte sta pensando: Madonna me, e quante birre ho bevuto per vedere tre ragazze uguali? Quando ero piccolo, i miei genitori mi raccomandavano sempre di non mettere le dita nella presa delle correnti, di non metterci la forchetta, di non bagnare le cose elettroniche. Ma in questo caso, cosa devo fare? Ah, ma non è che la casa di SpongeBob, quelli accendono pure il fuoco sott'acqua. Figuriamoci se ci meravigliassimo di sta cosa. Ragazzi, in questa fotografia c'è una cosa strana, vi do 3 secondi per capirlo. Praticamente fuori c'è il sole. E come fa ad essere buio in casa? Hashtag fuori c'è il sole, però dentro no. 3, 2, 1. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a mettere un bel like al video per supportarmi. E adesso passiamo a salutare le ultime 5 notifiche che mi sono arrivate sul mio profilo Instagram, che sono Cristiano Spinelli, Alex Miron 05, Davide Sub 07, Arianna Greco e Dez Dero. Se anche tu vuoi essere salutato in un prossimo video, seguimi su Instagram, iscriviti al canale e attiva la campanellina per ricevere tutte le novità. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi!